30 anni di dolore e sofferenza, trasformati però in impegno sociale, declinati nella forma più utile possibile, quella di veicolare il messaggio attraverso i giovani. La storia di Giovanni Panunzio e della sua resistenza alla prepotenza del racket e delle estorsioni è divenuta nel corso degli anni un esempio per le giovani generazioni e lo sarà per quelle che verranno. E se così è stato ed è, lo si deve a chi è rimasto. Così oggi, nel trentennale della sua morte, che ricorre 6 novembre prossimo, SOS Impresa, rete per la legalità, costituita anch'essa 30 anni fa, presieduta attualmente da Luigi Cuomo, ha indetto a Roma una manifestazione che si è svolta presso il Teatro Rossini. Nel corso della cerimonia questa mattina è stato consegnato un riconoscimento a Michele Panunzio per l'instancabile attività di animatore di legalità nel ricordo del padre Giovanni, ucciso appunto a Foggia il 6 novembre del 92. Franco Arcuri, presidente di SOS Impresa a Foggia, ricorda: 30 anni fa nella nostra città venne assassinato l'imprenditore Giovanni Panunzio, che per 3 anni ininterrottamente aveva rifiutato di sottostare alle richieste del racket e di finanziarne le attività delinquenziali. Michele Panunzio è stato cofondatore 20 anni fa, unitamente a testimone di giustizia Mario Nero, scomparso 1 anno e mezzo fa circa, di SOS Impresa Foggia, e il 5 novembre prossimo presso la prefettura di Foggia si terrà la manifestazione nazionale del trentennale dell'omicidio di Panunzio e di SOS Impresa, per ricordare l'uomo e l'imprenditore la cui vita fu interrotta perché responsabile di non aver pagato il pizzo e per averne osato parlare. In 30 anni di storia SOS Impresa ha accompagnato anche a Foggia imprenditori, commercianti e artigiani alla denuncia di estorsori ed usurai, costituendosi anche parte civile nei processi. Il trentennale dell'associazione costituirà anche una riflessione sui fenomeni legati all'infiltrazione criminale nell'economia e alla libertà d'impresa nel nostro paese. Tutti possiamo e dobbiamo nel nostro piccolo fare qualcosa, sottolinea Arcuri, denunciando le attività criminali o corruttive di cui veniamo a conoscenza, o almeno chiamando il numero verde 800 900 767, e segnalando in assoluta riservatezza le situazioni di violenza, sopraffazione e ingiustizia.